Ciao a tutti horror maniaci e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi vi voglio parlare del DVD di Non entrate in quel collegio e del DVD e del Blu-ray del suo remake del 2009 Patto di Sangue. Io onestamente sono cresciuto guardando Patto di Sangue, lo vidi per la prima volta nel 2010, ma in tutti questi anni non ho mai visto l'originale, o almeno ora che sto registrando il video sì, infatti dopo vi dirò il mio parere. Ora vi recensisco il DVD dell'originale, che è un DVD della Quadrifoglio, e poi passo al DVD e al Blu-ray della Eagle Pictures del remake. Vi mostro come sono a livello di design, vi faccio vedere le custodie, tutto, vi faccio vedere i menu, vi parlo dei contenuti speciali, vi analizzo le edizioni in toto e poi dico la mia brevemente sui due film. Perciò basta parlare e via. Il DVD della Quadrifoglio di Non entrate in quel collegio è molto meh, la qualità video in realtà non è terribile, gestisce bene anche i momenti in cui il film diventa un po' più vivo di colori, come le scene della festa, della consorellanza. La definizione ovviamente è standard, quindi non si grida al miracolo, ma si vede più che decentemente. L'audio in italiano 5.1 è brutto forte, un chiaro tentativo di rendere digitalmente una traccia in 5 canali quando non dovrebbe e quando non si hanno i mezzi per fare una conversione del genere, quindi risulta filtratissima. In italiano 2.0 è già meno filtrato, ma è comunque un audio d'epoca e non si sente strepitosamente. L'inglese 2.0 è indubbiamente l'audio più pulito e definito tra i tre, nonostante i limiti dei due canali. I sottotitoli in italiano, come è tipico della Quadrifoglio, ex Store Movie, come la volete chiamare, sono un qualcosa di davvero abominevole. Il DVD del remake Patto di Sangue è della Eagle Pictures ed è una buona edizione. La qualità video non spicca particolarmente e il film ha questo aspetto da slasher di fine anni 2000, super contrastato, super color corretto e dunque pieno anche di rumore video che sporca l'immagine, che a volte è una scelta stilistica voluta, ma che ovviamente dà al film un aspetto non propriamente stellare, però alzo le mani, è una cosa voluta. L'audio in Dolby fa il suo e i contenuti speciali sono molto divertenti. Abbiamo una serie di scene tagliate, delle papere, un test della scena della doccia, una featurette molto simpatica intitolata Killer 101, un extra in cui puoi saltare direttamente all'omicidio che ti pare e infine un dietro le quinte. Il Blu-ray, sempre della Eagle, ovviamente presenta il tutto in alta definizione. La qualità video è indubbiamente superiore, anche se ripeto, il film ha un aspetto ultra color corretto di per sé. L'audio in italiano è disponibile in due modalità, DTS HD Master Audio 5.1 e Dolby True HD 5.1. Sapete la mia preferenza per il DTS. L'inglese purtroppo è disponibile solo in Dolby Digital 5.1, scelta un po' infelice a parer mio, anche perché facendo un passaggio veloce da questa traccia all'italiano la differenza qualitativa c'è tutta, grosso peccato. I contenuti speciali sono esattamente gli stessi del DVD. Passando ai miei pareri sui film, Non entrate in quel collegio è uno slasher degli anni 80 molto standard, senza particolari guizzi né elementi innovativi. Ambientazioni e personaggi sono sempre quelle e quelli, tra consorellanze, giovani adulti festaioli, al culmine delle loro tempeste ormonali, eccetera eccetera, ma è indubbiamente una visione piacevole. Non è diretto male, non mi è dispiaciuta la final girl, né mi sono dispiaciute le dinamiche tra le ragazze protagoniste. Fa un buon uso dei colori e qualche
dialogo divertente e spigliato. Come tutti i film di questo stampo, è una capsula del tempo efficacissima. Le morti sono abbastanza creative, devo dire, o almeno lo sono più qui che nel remake, ma gli effetti pratici non sono dei migliori e altri film del periodo erano un po' meno plasticosi nel mostrare determinate cose, però ripeto, ne apprezzo la creatività. Una cosa in cui però perde contro il remake è la trama, nonché l'antagonista e il finale. Qui nell'originale la trama è intrigante all'inizio, ma il suo potenziale non è sfruttato appieno. Il lato mystery viene meno e l'antagonista è davvero davvero piatto da morire, tanto da rendere il finale anticlimax puro. In ogni caso, come dicevo, piacevole il giusto. Passando al remake, è uno di quei casi in cui sicuramente preferisco il remake all'originale. Fatto di Sangue è ignorante ed è chiaramente un film che non ha solleticato la critica specializzata, ma è palese che non gliene sbatta nulla. La trama, per quanto classicissima, almeno è un po' più intrigante e un po' più costruita qui. I personaggi sono mille volte meglio qui. Jessica è memorabile e non è nemmeno la protagonista, una mean girl veramente divertentissima e che spara delle citazioni memorabilissime. Il film di per sé poi ha dei dialoghi divertenti e i momenti di comicità atterrano, specialmente grazie alla performance rubascena di Lia Pipes nei panni di Jessica, appunto, che fa spacca. Menzione d'onore anche per Carrie Fisher, spassosissima nel film per il poco che c'è. Ovvio, quoziente intellettivo zero, effettiva alta qualità assente, ma chi è che guarda un film come Patto di Sangue per cercare cose del genere? Ignorante e divertentissimo per quanto mi riguarda. Grazie mille per aver guardato anche questo unboxing Horror Maniaci e noi ci vediamo al prossimo. Seguitemi anche su Instagram, posto montaggi, recensioni, novità sui film horror in uscita sia al cinema che non video e tante altre belle cose. Grazie mille ancora e alla prossima, Horror Maniaci! Mi piacciono i film dell'orrore. Qual è il tuo preferito?